Settimana scorsa, sulle prime pagine dei giornali, è finita una notizia anomala, anomala perché diversa dal cliché delle notizie importanti, ma in realtà molto significativa, anche perché attiene un mondo, quello di Internet, sul quale noi tutti viviamo sempre di più, sul quale trascorriamo la più parte delle nostre giornate e che ha cambiato in maniera profonda anche il nostro atteggiamento rispetto a taluni prodotti, eppure rispetto a taluni diritti e a talune libertà. Il Tribunale Distrettuale di Stoccolma ha condannato gli animatori del sito The Pirate Bay a un anno di carcere e a risarcire l'industria dei contenuti con la bellezza di 2,7 milioni di euro. Per la giuria, The Pirate Bay era sostanzialmente un'organizzazione criminale a scopo di lucro, che si basava, sull'implicito patto stretto con gli utilizzatori che si abbeverano ai flussi di contenuti che circolano online. Ora, questo, insomma, il fatto che il fenomeno del Pirate Bay, come prima altre cose molto simili, Napster per esempio, debbano rientrare e così pesantemente nella sfera dell'illegalità, ci riporta a temi molto più vasti. Che cos'è la proprietà intellettuale? È un monopolio legale o piuttosto è un diritto necessario ad una società complessa e basata sulla conoscenza come la nostra? Questo ci porta soprattutto a riflettere sull'industria dei contenuti. Il problema di The Pirate Bay è che trasmetteva, per meglio dire, e rendeva possibile scambiarsi dei contenuti coperti da copyright. Così violava le regole per l'appunto del copyright, che prevede che ogni volta che viene trasmesso un contenuto di un certo tipo si paghi una somma a chi lo ha prodotto. Così avviene anche nelle televisioni ufficiali, Mediaset, Sky, Rai, pagano i club, per meglio dire, le pagano attraverso la Lega Calcio e hanno il diritto di trasmettere le partite in esclusiva. Ecco, per i giudici di Stoccolma, i pirati mettevano a rischio gli introiti delle grandi case di produzione. Credo sia lecito chiedersi se è effettivamente così. C'è un caso molto famoso, una band veramente leggendaria, i Grateful Dead, i quali erano, tra le altre cose, noti perché consentivano ai loro fan, di registrare i loro concerti e anzi incoraggiavano una sorta di mercato. Di scambio perlomeno di queste registrazioni, cosa che sappiamo benissimo non essere poi così banale, insomma, quando uno va a un concerto, anche oggi la prima cosa che gli si chiede è di spegnere il telefonino e registrare, eccetera, eccetera, eccetera. Va detto che anche i Grateful Dead poi nell'era digitale hanno avuto qualche ripensamento, insomma, c'è un caso famoso nel quale si sono ribellati contro un sito, però l'assenza della questione è un'altra. I Grateful Dead non hanno avuto un danno da questo fatto, ma anzi, molto probabilmente hanno ottenuto una moltiplicazione della loro notorietà. La possibilità che i loro concerti fossero passati di fan in fan e che servissero anche, diciamo così, come strumento, di, proselitismo, come primo contatto, con la loro musica, li ha resi probabilmente più famosi. In un altro periodo storico, quando non c'era internet, quando i mezzi a nostra disposizione erano più rudimentali, era uso comune che chi comprasse un LP poi lo trasformasse in un nastro che si sentiva in automobile o magari facesse la famosa compilation che passava a scuola. Ora, ci sono due temi ovviamente qui. Primo, bisogna chiedersi se quando io compro un disco non sto in realtà anche comprando il diritto a farne una cassetta, in un certo senso. In secondo luogo, forse questa possibilità ha aiutato molti artisti a essere più conosciuti, a diventare più famosi e quindi poi a vendere più dischi. Sì, parafrasando si potrebbe dire: divento più famoso se sono copiato o se sono venduto. Cioè, tu in fondo stai dicendo che il danno non c'è, perché questa forma di pirateria in realtà riconosce la notorietà e la aumenta. In un caso un po' analogo è successo con Windows, dove le copie copiate,
appunto copiate per uso privato, in fondo hanno contribuito a creare il mondo Windows e la diffusione di Windows. Mi viene in mente, per analogia, quello che diceva Adriano Olivetti, che era felice quando sapeva che avevano rubato un libro dalle biblioteche popolari che aveva creato nel Canavese. Diceva, almeno quello lo legge. Ma ci sono altri due aspetti da considerare. Il primo è se le opere di ingegno siano meritevoli di questa particolare tutela, cioè vada istituito per legge il monopolio sulla fruizione delle opere di ingegno. E il secondo è se sia possibile garantirlo, cioè se di fatto la tecnologia non scavalca sempre il divieto e che sia una corsa perdente quella di vietare. Ma sicuramente la tecnologia di volta in volta è più vicina a una tutela di questi diritti o presunti tali oppure più lontana. A me sembra evidente, per esempio, che tanto per stare alla musica ci sono state innovazioni tecnologiche che nel breve hanno reso più difficile la copia, penso il CD. Ma il fatto di non riuscire a copiare, era apprezzato dai consumatori, perché in qualche modo, la qualità che se ne riceveva in cambio era, notevolmente superiore alla situazione precedente. Ovviamente poi anche quell'innovazione tecnologica è stata a sua volta superata da innovazioni che invece hanno reso assolutamente banale, la masterizzazione di un CD da parte di ciascuno di noi. E poi c'è stata invece innovazione tecnologica che ha consentito di riaprire il mondo delle copie, per così dire, con grande facilità, da questo punto di vista, internet. Credo che da una parte ci sia quello che tu dici, cioè l'innovazione di volta in volta tutela o scavalca la proprietà intellettuale. E dall'altra, non essendoci un fortissimo tabù sociale contro la copiatura di film, musica, o quant'altro, come dire, l'utente possa essere vagamente, non dico contento, ma ok, insomma, possa essere ragionevolmente disponibile a non copiare nel momento in cui ne ha qualcosa in cambio.